Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti nell'ultimo episodio di WarioWare Get It Together. Dopo ben 4 episodi e tutta la storia completata, non al 100%, perché ci sono ancora alcuni minigiochi da esplorare, però insomma la mappa è tutta completata. Abbiamo anche fatto il 100% qui, quindi ci siamo. Comunque, cosa ci resta da fare oggi? Abbiamo gran varietà che è da 1 a 4 giocatori e palleggia per di fiato, varie team quotidiane, insomma tanti minigiochi particolari. Facciamo una prova un pochino di tutti, vediamo un po'. Sfrutta le abilità del tuo personaggio per mantenere la palla in aria, non farla cadere a terra. A mano che vai avanti il terreno potrebbe cambiare e avere effetti di ogni tipo sulla palla. Non farti distrarre e continua a tenere la palla in aria. Penso che si debba premere A. Oppure semplicemente muoversi. C'è un po' con Mike? No. Preferisco provare con Wario. Andiamo con Wario. Andiamo con il classico, perché per forza. Ah, questo. Ok, ho capito. Cerchiamo di fare il record. Ok, vento. Ci hai provato, natura. Ma ti abbiamo già sconfitto più volte noi umani. Con petrolio, plastica, effetto serra, poi. Oh, che d'estate mi fa crepare dal caldo! Dannati esseri umani, hanno rovinato l'umanità. Però è vero. Vediamo un po' se riesco ad arrivare a 30. Ma perché? Come l'ho detto? No, dice no. No, Andralink, 30, no. Vaffanculo. Rifacciamolo. Senti, palla, il vento vola in basso. Perché stai andando in alto? Sei sospinta dalle correnti calde? Wow. Piove? Piove, piove. Piovicica. Beh, questa la sappiamo tutti quanti come va a finire, no? No! Variotine quotidiana, quindi tanti minigiochi diversi ma di un solo tipo. C'era sta cosa sul GameCube che potevi appunto scegliere un minigioco e giocarlo allo sfinimento. Tipo ad uno che dovevi solo premere A 3 volte, l'avevo fatto tipo 200 volte in una sessione di gioco. Era abbastanza veloce perché andava sempre più veloce. Bastava premere sempre A di continuo. Io ho il grilletto veloce con A, quindi era piuttosto semplice. Basta battere la fiacca, è ora di lavorare sodo. Questo gioco a scorrimento orizzontale durerà fino a quando non avrai esaurito tutta l'energia. Scorrimento laterale? Tu dici a uno che ama i platform scorrimento laterale? Oh yeah! Dirigiti al tuo ufficio per evitare che i rivali, i colleghi, ti soffino gli affari. Sono rivali, colleghi. Quando ti assicuri un contratto, questo ti seguirà automaticamente. Se ti raccogli tutto, otterrai un bonus contratto. Tieni d'occhio i tuoi rivali. Se ti toccano, possono rubarti i contratti. Ah, ma sono io che faccio muovere. Ah, solo in avanti, certo. Ah, quindi per diventare l'altro. Beh, non è che mi sia molto di aiuto. Beh, Master Mantis neanche ci arriva. Oddio. Cut. Va bene. Ah, questi proprio non si possono togliere. Ok. Non so, faccio giorno 1000. Wow. Ah, giorno 1 1000 punti. Ho letto giorno 1000 e dico boh, vabbè, non lo so. Ogni punto è un giorno. Ok, primo giorno finito allora, mi sa, eh. Yeah. Cambio personaggio. Ah, mi dà punti, cambio personaggio. Contratti ottenuti 2 di 3. Uno non l'ho visto. Forse era nascosto dentro gli scatoloni, può essere. No, via, maledetti. Non avrete mai la mia pellaccia. La venderò cara. A parte che posso andare veloce quanto mi pare. Non c'è tempo limite, mi pare, di vedere. No, non c'è tempo limite, ma quelli fanno paura.
Vuoi? Lo squadrone della morte, morite, marrani felloni. Vieni qua tu, piccoletta, mamma mia. Oddio, quei penny è peggio, però mi dà punti. Ah, aiuto! Ok. Qui. Ok, perfetto, andiamo. Wow! Oh, secondo giorno fatto! Sono un mago! Tre contratti stavolta presi, yeah! Jimmy, tu sei il mio personaggio preferito, ma il tuo potere lascia un po' a desiderare. Ok, oh, un ostacolo. Oh, oh, oh. Questo non è asse invertito come Penny. Penny, è la magia. Aspiro tutto, aspiro. Anche voi maledetti. Vieni qui. Oddio, Pioro. Come voce era? E anche il terzo giorno è andato carino come minigioco, puoi fare quanti punti vuoi, fino ad arrivare a 60 giorni e poi vai in pensione. Giusto? Ragazzi, questo gioco potresti anche sempre averlo all'infinito. Non ha limite. Sì, però maledetto. Beh, vabbè, niente. Ah, no, ma qui sotto? Quanti? Quanti? Quanti contratti c'erano lì? Oh, wow. 17 ne erano. Tra l'altro è successo proprio quando ho parlato. Ho detto, ah, posso andare avanti all'infinito. Contratti persi. Giochiamo a pallavolo, allora. Ah, è un po' come... È un po' come l'altra palla normale. Punto. Pezzo di pezzo. Ma che cavolo. Ok. Tu serio? L'occhio della mente vede tutto. Odio pallavolo. Odio pallavolo, è ora ufficiale. Battaglia infinita. Ok. Devo sconfiggere quanti più nemici. Va bene. Che devo fare? Da sotto? Ah, dimmelo. Pensavo, non so, di dover resistere. Oh, e mo ti muovi tu? Certo, però che attaccare con questo qui che salta solo non è facile per niente. Grande. 100. Ho detto. Che cavolo è? È una sfida di Melee. Smash Bros. Melee. Vai, 200. Yeah. Fatto, 200 sono arrivato. Grande. Grande. Ah, Cricket. Non me l'ha contato? 200 l'ho fatti! Ce l'ho in video, che me ne frega. Quindi solo quando perdi ti dà... Gli altri, vabbè, sono più giocatori, niente. Coppa Wario che fa? Ho capito. Vuoi attivare la modalità classifica? No, per il momento no. Sfida attuale. Ok, vediamo un po' che cos'è. 38 secondi, 3000 punti e medaglia d'oro. Wario, andiamo col classico. Mona e Ashley. Vai.
Quindi in base a quanti minigiochi fai e in base a quanto li completi. Trova la vita. Ah, però questo non è facile per niente. Collega. Oh, una maledetta. Trova il naso. Questo qui. Qual è il maggiore? Ok. Regola l'ora. Che ora è? Ah, ok, questo è così. E va quel paese. L'ho fatto prima ma non andava bene. Per qualche ragione. Vai al traguardo. Che cosa devo fare? Beh, non te lo spiego, è il traguardo. Beh, il traguardo, come? Servi. Servi? Cosa vuoi, Muffin? Non c'è tempo, ma se perdo tempo. Via la strega. Vabbè. Riproduci la forma. Sì, vabbè, però appena tocchi già va. Accendi le tre. Allora, dopo un po' scade il tempo però. Abbina. Boh. Quindi in 38 secondi se ne possono fare effettivamente 15. Allora questo. Ah, pensavo, oh, madonna, perché non guardo tutto quanto lo schermo prima di cominciare? Ah, dopo quando ho perso ho visto che c'era il maledetto lì che ti dice come farlo. Beh, fatto, 1 minuto 09, 1 minuto 10 a sto punto, per 7 centesimi. Beh, direi che rispetto a prima è un bel miglioramento. C'è ancora margine, però. Cioè, un minuto è il tempo massimo? A parte mi sono perso su un paio di minigiochi che mi sono sbagliato a prendere in Muffin, ma... Vabbè, è impossibile alcune missioni farle in una volta sola. Ci vogliono più prove, più try... Alcuni, ecco, questi qui. Raggiungi il titolo presidente, raggiungi il titolo stellare, qual era l'altro? Raggiungi il titolo di entità leggendaria. Questi qui è impossibile farli in una volta sola, quindi non penso li farò. Per in video intendo. Spendere un tot di monete per avere delle sfere rare. Gacha anche qui, un gioco d'azzardo. No, si scherza ovviamente. Queste cose poi possono essere assegnate ai vari personaggi. Tipo, fai un regalo. Possiamo regalare questo. E raggiungi un altro titolo. Dipendente a contratto. Vi rendete conto di quanto ci vuole per salire di un livello un personaggio? Vice responsabile. Responsabile, attenzione. Ma voglio portarlo a presidente Wario per farvi vedere quanto ci vuole effettivamente. E questa è tutta quanta roba piuttosto rara, eh. Dopo vicepresidente c'è il presidente. Oh. E ti dà anche dei punti base nella Coppa Wario. Quindi un personaggio ti dà anche un bonus in un determinato. Ok. Primo ministro. Ma raggiungere il livello di presidente, se uno gioca tanto, sì. Entità leggendaria, quindi. Richiede molto gioco, richiede. Il che sarebbe normale se uno ha pochissimi giochi e si rigioca gli stessi all'infinito, quindi a un certo punto ci arriva. Oppure ti metti una giornata come faccio io a volte. A volte mi capita, molto raramente in questi momenti, ma tipo la mattina inizio alle 10, finisco la sera alle 6. 8 ore filate a fare missioni secondarie. Lo facevo ai tempi di Yo-Kai Watch, però non mi dispiacerebbe riprovare a farlo uno di questi giorni. Una decina di ore fisso lì a giocare. Sarebbe bello. Comunque potrei anche riuscirci a farlo per conto mio. Però ragazzi, la serie finisce qui. Si potrebbe fare un po' di gioco online, ma
di persone che hanno Wario sono davvero davvero poche. Diciamo che la mania è quando esce quello nuovo e poi dopo col tempo scema sempre di più. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, ragazzi. In descrizione come sempre link per Instagram e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.